tutto pronto per la 14ª edizione dei Borghi più belli. Sì, è un festival di qualità che arriverà in Abruzzo il 9, 10 e 11 settembre e prima di quelle date abbiamo appunto inteso programmare una serie di tappe di avvicinamento, così come le abbiamo chiamate. E abbiamo iniziato a dicembre a Santo Stefano di Sessanio e continuiamo proprio dopo le limitazioni della pandemia di questo mese di marzo, proprio il 2 aprile a Pettorano sul Gizio con la 60ª sagra della polenta rognosa, parlando dei mugnoli, che è questo ortaggio tipico locale, ma avremo con noi Benedetta Rinaldi, così come Daniele Mocio e due sindaci, uno delle Marche e uno del Veneto, che verranno a portare la loro esperienza nel campo culinario della polenta. Ma avremo anche lo show cooking dell'alberghiero di Roccaraso, un convegno scientifico-tecnico nel pomeriggio, una giornata intensa, molto bella come programmazione, ma che consentirà all'Abruzzo di far mettere soprattutto sotto i riflettori a livello nazionale un borgo certificato come quello di Pettorano, che ha tantissime qualità e che noi in questo festival andremo a evidenziare. Borghi più belli d'Italia approda a Pettorano sul Gizio per questo appuntamento di inizio aprile. Per voi, sindaco, è una bella vetrina. Sì, una bella vetrina e soprattutto l'occasione per ripartire, considerato che negli ultimi due anni coincide ovviamente questa iniziativa anche con la Sagra della Polenta, che è rimasta per le limitazioni del Covid sospesa per due anni. In questi due anni abbiamo cercato comunque di avere una presenza in piazza. Adesso finalmente, sia pure con precauzioni e limitazioni, la possiamo avere. Mettiamo insieme, come dire, quelle che sono le tradizioni del paese, oltre alla bellezza del paese, quelle che sono le tradizioni enogastronomiche del paese, nel confronto e nel rafforzamento della rete dei borghi più belli d'Italia.